Buonasera, buonasera veramente a tutti gli amici oggi. Io avrei avuto tanti modi per poter presentare Carlo e forse mi sarei dilungata troppo. E invece ho preferito recuperare un articolo scritto da un giornalista dell'Avvenire, Gazzaneo, che 2 anni fa ha conosciuto Carlo. E secondo me lo rappresenta molto bene. E allora mi accingo a leggere. Ma prima di farlo, colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione tutta, il sindaco che si scusa di non essere presente perché è impegnato in altro, ma in particolare i 2 assessori che ci sono stati molto vicini, in particolare Angela Bulzinetti, a cui dobbiamo veramente un applauso perché ha permesso di avere questo gioiellino gratuitamente, e questo devo dire tutto per merito di Angela. Non ho visto Marino in questo momento, ma eccolo, ciao Marino, anche l'assessore Marino Rossini. E finisco con i ringraziamenti. Dovremo ringraziare anche tanto Rossini TV, che sarà presente questa sera per registrare tutto quello che noi faremo questa sera gratuitamente, anche Rossini TV. E un grande applauso. Ci sono uomini che hanno cultura, la indossano come si può indossare un Armani o un Rolex, una cultura che brilla come una stella lontana, ma non scalda, non tocca il cuore. E poi ci sono uomini, sempre più rari, che sono cultura. Te la offrono con generosità come un buon pane dorato e fragrante. Per questi ultimi la cultura è qualcosa che nasce da dentro. Cresce con gli studi, gli incontri, le ricerche. Ma c'era già prima, c'era da sempre, quasi un patrimonio genetico. La cultura è dono inatteso che sei chiamato a custodire. Invoca parole, colori, suoni, un orizzonte da svelare e abbracciare. Carlo Pagnini la cultura la declina con il verbo essere. 92 primavere, 2 anni fa, oggi quasi 94. Poeta dialettale, autore e attore di teatro, presenza viva sui social. Al dialetto pesarese ha dato dignità di lingua, ne ha scoperto le radici, ha studiato e riportato alla luce i personaggi che più l'hanno amato e coltivato. In occasione del prestigioso premio Raffaello precedentemente assegnato a Pupi Avati, Tonino Guerra, Achille Bonito Oliva, a Valerio Manfredi, a Sergio Zavoli, ho conosciuto, dice Gazzaneo, il 12 dicembre 2020 Carlo Pagnini, premiato quale cantore delle Marche nella 12ª edizione. Carlo, sono sorpreso, dice il poeta. Tutto è nato nella spontaneità e di una cosa son certo. Nella mia vita è più quello che ho ricevuto di quello che sono riuscito a dare. Ma Pagnini ha dato tutto fin da bambino. Ultimo di 7 fratelli, nasce il 14 luglio 1928 a Pantano, piccolo borgo del Pesarese, all'incrocio di 2 fiumiciattoli, il Genica e il Vallato, che quando straripavano rendevano il paese e le terre intorno un regno di fango. E la miseria portava a migrare in terre lontane. La madre Adelina, 14enne, a raccogliere cotone nei campi vicino a Chicago, il padre Adelelmo nella miniera di Marcinelle e poi in una fabbrica di tabacchi svizzera. Il dialetto, dice Carlo, è lingua madre. Ed è per me ancora più vero, racconta, perché il padre l'ho perso a 5 anni. È la prima lingua che ho sentito da mia mamma, che ho imparato e parlato. La considero un dono meraviglioso e la custodisco gelosamente. Non mi sono mai arreso alla distruzione del dialetto. A scuola si doveva imparare l'italiano e mi dicevano di dimenticare il dialetto. Io volevo imparare, ma senza rinunciare alle mie radici. E così mi ritrovavo a fare la traduzione in simultanea dal dialetto all'italiano, che aveva tutt'altra costruzione e un impianto diverso. La metrica, la musicalità, i ritmi e le intonazioni le ho dentro di me da sempre. Sono nate con me. Abbiamo sbagliato a ritenere il dialetto la lingua di un dio minore.
Per lui il pesarese abbraccia tutto, esprime tutto, e forse il suo amore più grande insieme alla sua famiglia e i 5 figli. Carlo Pagnini, come spesso accade per chi riesce a sondare la profondità dell'umana esistenza, si è formato nel dolore, ma non si è mai arreso, neanche quando gli sono morti 2 gemelli poco dopo la nascita. Erano belli, 3 chili ciascuno. Lo strazio per la perdita lo vivo tutti i giorni, eppure la gioia di averli tenuti tra le braccia è ancora più grande. E la gioia traspare dal suo volto antico fanciullo. Da piccolo, la mia più grande gioia era riuscire a strappare un sorriso a mia madre. Vedova a 42 anni, 2 figli morti, altri 5 da mantenere con il mestiere di materassaia. Lei e sua cognata giravano di casa in casa con un carretto. Io aiutavo a ripulire, a ravvivare la lana tra polvere e parassiti. Poi, quando si rientrava al casolare, mi caricavano sul carretto e mi sentivo un principe in carrozza. Mi sbracciavo per salutare tutti. Ero felice. Ricordi di quasi un secolo sono più vivi della giornata di ieri. Ho iniziato a cantare in un coro e a recitare in teatro nel 1933, a 5 anni. La parrocchia per me è stata vera scuola di vita, bellissima e gratis per chiunque, e di questo e della mia fede sono grato ai francescani e alle suore. La prima a scoprire il suo talento di scrittore è Ada Tomassoli, sua insegnante delle elementari. Scrisse un tema su un pavone che si era tutto gonfiato e aveva mostrato la sua splendida ruota. Era la cosa più bella mai vista. La maestra mi chiese dove l'avessi copiato. I compagni mi difesero. Il pavone era nel giardino di Valentina. Da allora volle che leggessi tutte le mie composizioni in classe. A 11 anni inizia a lavorare come garzone da suo fratello barbiere, ma l'amore per i libri non lo abbandona. Le acquistava dallo stracciaio. Un rosario di lavori alle spalle, sarto, tipografo, idraulico, ispettore agrario, bancario. Passano gli anni, passano i mestieri, ma non passa il suo desiderio di imparare e soprattutto cresce la passione di scrivere, recitare e cantare in dialetto. Riporta in vita un poeta di strada, Pasqualone, così la gente chiamava Edoardo Giansanti, nato e morto a Pesaro. Anche lui, orfano, ma di madre. Ho conosciuto Pasqualone, faceva paura. Veniva da mio padre, che allora era infermiere in ospedale, per farsi curare. Aveva un gran vocione tonante e io lo vedevo come un gigante. In autunno faceva una mattana per andare nella residenza d'inverno, il manicomio. E poi a primavera tornava alla sua vita in strada, declamava i suoi versi in piazza e ora offro io la mia voce per far rivivere quel vernacolo che definiva mezzo francese. Insieme con altri amici gli dedica un monumento. Carlo è l'erede di Pasqualone. In pensione da ormai oltre 40 anni si dedica anima e corpo a poesia, canto e teatro. E ora questa sera è tutto nostro. Carlo Pagnini. Un bicchier d'acqua attenghimi pensier, un po' ne ven a gal, un po' sciafuga, un po' n'arman tranquillo, n'altre po' in ruga. E gioca tutti insieme se mi sospir. Molti sanno che il passatempo che amo di più è trascorrere piacevolmente ore e giornate con amici, conoscenti, parenti. Per realizzare momenti del genere, la fantasia mi suggerisce il ricorso ai monologhi che chiamo vecchie novità, italiano dialetto, prosa, poesia, serio e faceto. Vecchie perché sono già conosciute, novità perché altre per la prima volta le rendo pubbliche questa sera. Ogni volta che propongo la lettura lo faccio con molto, molto entusiasmo. Subito dopo però mi preoccupo un po',
senza interventi musicali, trucchi, parrucche, costumi, effetti speciali, colpi di scena, può rivelarsi un azzardo tentare di conquistare l'attenzione del pubblico, creare l'atmosfera indispensabile per gustare, capire, apprezzare il significato dell'offerta. Ma non cogliere un'opportunità come questa sicuramente sarebbe un'occasione sprecata, come per Tabanel. Tabanel, subito dopo che è venuto al mondo, e si è convinto che tutto quel che il vedeva e che il toccava era roba sua. La quince subito al cinciangol per far crescere i denti. E il pancot da butte giù a struzzone per riempire il stomaco. E il puccion, la camomilla e via discorrendo. Presto si è convinto che era tutto suo, la medra, il padre, le sorelle, i fratelli, i parenti, gli amici. E più il cresceva, più il credeva di aver ragione. E si era abituato a dire la casa mia, la strada mia, il paese mia, la gente mia. A un certo punto si è anche convinto che tutti la pensavano come lui e sentiva sempre di mi moi, mi marito, mi fiola, mi fiol. Quanti ha cominciato a morire non solo i più vecchi, ma anche i più giovani di lui l'ha capito che di sua non aveva proprio niente del tutto. Era come le meraviglie che l'aveva trovato al suo arrivo, che puntei luminosi da guardare da distante di notte, spesso insieme a una luna argentata che la cresceva, la caleva, sa una gran calma, i colori, l'alba sopra il mer, i tramonti, dria il Mont San Bartolo. Era tutto messo male da qualcuno, anche per lui, per fare le veda, per fare le goda, ma non perché le diventasse le sue, de sua. Non aveva neanche la vita. E lei aveva in prestata per un po'. E quel che lei aveva data prima o dopo, all'improvviso, senza nessuna prescia, e il sarier passato per archiapela. E lei avrebbe portato via per tutta l'eternità. Anche se in quel frattempo non aveva capito che era molto meglio a goda tutta la grazia di Dio senza fetta, anche nier, per un pezzo di terra, per un madon, per un po' di spicciolino, o anche solo per un'usanza, per una fede. Quando arriva l'ora, e voleva dire a tutti che non valeva la pena fare tanta roba per senza niente. Ne è rimasto male, ma ormai era troppo tardi. Hanno fatto in tempo a dire a nessuno che anche parlò come per tanti altri. È stata un'occasione sprecata. Tutti i sa che più cresciamo e più tempo abbiamo a nostra disposizione. Dal momento che questo tempo me non lo più da dedicare ma al lavoro, ma alla famiglia, e ne do per un scroll per i malanni, le sofferenze, il problema di tutte le qualità. E siccome non vuoi sprecare neanche un minuto per fare una rivoluzione, una guerra o per dedicarmi ai problemi inutili e nocivi, per vincere la noia, conquistare la serenità, a passare il tempo a scriva, a leggia, cantè, sunè, recitè, comunichè e soprattutto pensè. Insomma, per vincere la monotonia, a gioco sei pensier, anche se spesso mi fa cambiare umore tanto alla svelta da rischiare di essere sopraffatto dalla tristezza deprimente o dall'allegria eccessiva. Spesso mi sono domandato, ma che senso può avere pesché in un mer di domande difficili, sapendo che queste le non le risposte facili? Per esempio, dove lei era l'anima mia immortel prima che nasce al mondo? E per che ragioni mi ha fatto nascere senza domandare se era contento? E poi, come mi ha messo in la testa per essere all'altezza del compito che mi aveva affidato? E quanti tempi mi ha dato per portare a termine questo incarico? E poi dopo che avrò fatto
sta gran fatica per fare tutto il percorso della vita, in doca giro finì. E soprattutto mi domando, ma chi? E ma qual è che le serve? Tutte le domande mi strampalete. Alle potremmo considerare il culto del focolare domestico intento ad arricchire la vita spirituale? O sono domande che germogliano spontanee per fluire copiose in piena libertà non oltre il giardino di casa? Possono arrivare in punta di piedi a sussurrare alla coscienza mostrando l'abisso spirituale senza consolazione, senza catarsi liberatoria? O possono sorgere come un canto melodioso di gioia, modificare l'esistenza con un gioco effimero, un fuoco fatuo, mescolando l'inevitabilità del tragico col ridicolo? Le domande allarmanti, drammatiche, spaventose, miscelate ad altre luminose, allegre, rassicuranti, che si rovesciano addosso senza rigore, con prevedibile genialità si manifestano per il trapasso dalla tristezza alla gioia o dalla felicità all'inquietudine. E insieme possono formare un formidabile motore narrativo che fiorisce quando meno te l'aspetti? Di questi interrogativi spesso se ne trovano moltitudini in camera da letto, sul cuscino, pronti ad aggredire chi vi posa il capo per riposare. Non raramente sono pensieri saccenti, camuffati da saggi, che trascinano la vittima in una specie di bosco sacro dove germogliano e fioriscono i sentimenti, scavano nel significato profondo dell'anima, invitando alla preghiera, alla meditazione, penetrando inesorabilmente dentro al cervello. Perché sva smuginè dentro al cervello dove c'è il segreto del cuore che spotuchè? È come il vetro, o niente può guastè. Come ma lei potrà ste ben un vel? Un vero e proprio atto di fiducia nella vita e nelle possibilità creative dell'uomo fragile e potente insieme, umanisticamente inteso come centro e fine ultimo di ogni cosa, ci svela la misteriosa fond la vita. Un monte altissimo, grande e maestoso. Un mer immenso, sia calme o tempestoso, e il fuoco, il gel, l'aria del mondo intero, la stessa luce del sol, sa il suo mister davanti a te, e si inchina riverente, germoi di vita, fragile e potente. Con il dialetto, espressione profonda dell'animo popolare, si può fare un lavoro impegnativo di recupero a salvaguardia delle radici, ma affiorano altre domande. A chi e a che giova questa smania di scrivere che qualcuno potrebbe giustamente scambiare per presunzione? C'è ancora chi si diverte ad ascoltarlo, a parlarlo, a scriverlo, ad apprezzarlo? Da dove nascono le poesie? Da un salon in confusion? Ogni tanto, senza ragion, a mar trovi in un salon do che un po' la voce rimbomba come dentro in una tomba. Tel piancit fa confusion un scroll droba ravastun, e in ti vetre si rispecchia tutta la roba, nuova e vecchia. Per sia tutta porcheria, buona solda butte via, anche se la nostra vita tante volte c'è servita. E tu trovi sbota male senza stai tanto a pensè, poi dopo che se mu chiede, le va a finire dimenticare. C'è un ritratto, una bella cornice,
de Minon, già diventato grigio. Un bel libro, mezzo aperto, dalla polvere tutto coperto, trapassato da un buco nella scheggia che nessuno potrà più leggere. Stessa cosa di un gran capote, dalle guerre del Dislot, c'è tacchè un nastrin, dom dai il bronzo di un soldatin. Tu manubrio di bicicletta messo la forma di sacchetta le persec di docunei, una ciocca di capei, do pantofo, un bretin, un cassetto ben figurin, un bruchetto, un foglio luneri, una corda d'un siperi, un cesbene, un scaldino, una morsa, un mandolino, una tessera, un distintivo, un crocifisso, se il Signor vive. È una gran lettera d'amore, profumata, e dentro un cuore. Tu una confusione, se nel socco sta caffè, senza poter muovere un dito. A me sento come smarrito. Un po' d'ordine avrei a fare, ma non so neanche dove mi c'è. Hai avrei bisogno d'aiuto e a me domande. Hai armammut. A me sento pietrificato tra le robe abbandonate. Tutte le volte che mi trovo male, so sempre da per me, inchiudet, per ore e ore, senza avere il coraggio di fora. A cred proprio che non potrei neanche dire ben dove sia. A so sol che mi sprofondo un bel po' fuori del mondo. L'è un gran sforzo di volontà che mi chiede da malà. Sol sa quel tutto sparisce. E poi l'ultimo a capisci. Proprio prima da venire via. C'è il salone della testa mia. La nostalgia del passato, la consapevolezza che la nebbia del tempo sfalda e annulla volti ed eventi, mostra sfocata l'immagine paterna scomparsa troppo presto. Giocavo un giorno ed entra in un giardino salpedre che dormiva un cagnolino, un gomito, il pel nero davvero grazioso. Blin, per quanto era vispe dispettoso, gli deva mostrare la coda, gli l'arbalteva, poi via di un beso e sarponeva per la giapnissa un salto alla schiena, chiappei un'orecchia se ne sostantina e fe la scivolata sopra il muso. E il padre in tanza, un occhio aperto e un chiuso, invece baie, per dire che il sera stuf, tra i denti e feva ogni tanto un sbuff. Se invece perde troppo presto. E il fu scampato. Chissà, il mio, come il sarebbe stato. Una madre che ha vissuto fino a tarda età merita tutta la gratitudine per i sacrifici di una vita di duro lavoro piena di difficoltà, affrontate sempre con serena dignità ed esemplare rassegnazione. Maestra del dialetto parlato, lascia questa terra durante un temporale di primavera. In sel nascia d'un giorno di primavera, sera d'unet quasi tutto chienement della natura terribile e potente. Pareva insieme chi volesse pacchè la terra. Pulmin, saet, e gran raffic di vento. Nuvolò un nero da fe proprio spavento. Ah, sol d'april, sa tutto il tuo calore ven fora e spazza via ste temporelle. Sa il tuo splendore scurte et pos cancel. Che va ste gel che io dentro in tel cor. Dil te, ma la tempesta clan se incorta da fe pien. Che mi medra, lei è morta. Con quanta tenerezza aspettano sveglie il rientro del figlio per sentirsi dire buonanotte. La luce sotto la porta la passava per prima per la spia, non diceva che ancora l'andumia emersa viva.
se un detto l'interrotorla mi aspettava per fare svelta smurcè quando la sentiva la chia vint la sladura che lei entrava. La voleva che credesse che la dormiva. Se un col di tosse oppure una schiarita la faceva finta di niente e non era vera. Lei aspettava sempre che il mandeva a prendere la porta. Ma, cos'ha chiamato? No, no, io ho un po' di raspin, la mi rispondeva. Tu vuoi una caramella? Ma se no tu vuoi beva. Grazie, sta bene adesso. Va pure a letto. Allora, buonanotte. E poi chiudiva, a femmi sempre a sé, dopo la dormiva. La felicità per la nascita di due gemelli si trasforma in un attimo nell'atrocità della perdita. Mettendo insieme la vita, la morte, la gioia, il dolore, vissuti come una favola che lascia fiorare senza preavviso e quasi con pudore farà fiorare il privato. Un pescatore di perle si tuffò tra tanti pericoli in mare aperto. Quanto l'ernuzzo, se ben cannero esperto, un'ostrica, due perle la trovò. Colme felicità e le guardeva, mentre sa un'onda del mare le archiapeva. E le avesta di giù finite il fondo, senza poter fare niente, e stede un lamp. Tu un attimo le passò dal riso al pianto, pareva i fosse cascata addosso il mondo. Che dolore che l'avrà avuto, un po' spensei, ma a me mi capitezza do gemei. Osservando la natura, le piccole cose, e traendo spunto da una riflessione, si può immaginare che in una giornata di primavera si lascia andare una farfalla con la consapevolezza che il vero amore è quello che non soffoca, pur subendo il doloroso distacco di una creatura amata. Era la primavera già inoltreda e dalla finestra tutta spalancheda entrava il sol dentro la camera mia. Pareva fosse il frutto della fantasia. I campi, sall'erba verde, profumeda. Gli uccelletti che a turne gli fevano la ciuffleda, giugando a cu, arpò, sdria le foglie, solo le piante ancora sei germogli. E il cielo, uguel d'un vetro colorato, tiepida l'aria come se fosse il fied. E in tuncla scena, xè, meravigliosa, bellissima, leggera e silenziosa, vicino a me voleva una farfalla, pareva una fiolina quanto la bala. Sai occhi, la seguiva, e lì, pien pien, la seppugeva sopra le mie mani. Che gioia che l'ha dato in quel momento. Quanti pensieri si mos dentro la mente. Del palme della memmia la si scaldeva, come una statua me la contempleva. Che desideri da tenerla insieme a me. Allora io avrei avuto da imprigionare, salvela, senza che la se fosse incorta, da chi per gusti e bontà la raccolta. Ma non era giusta fe un'azione a sé, l'amor che è il vero, non si può condizionare. Allora io tirai della mia indria e io lasciai che lei arvolasse via. Ormai da un fiore a clatre la passeva e sempre più distante la vedeva. Una giornata che la pareva finita, per lì a sicur la voleva di la vita. Il mare, come un grande ventre in cui ripararsi, capace di ascoltare e capire, rappresenta la natura consolatrice. Ma a me mi piace agire per l'essa al mare, a so che altrove le volte un mur nero.
la rabbia, perché il pizzica i capien. La schiuma per la beva d'un cristien, e spruzza, e soffia fort l'aria saleda, e sbota contro i scogli, fino in la strada. Me a cerca da di qual copper fel calme. Lo sa che me vuoi bene a caslexe. E pian pianen e scalma, e il diventa buon. E polvo che i arconti mi magoma. Dopo, e il metto che i pid, sa un'onda reccia, e sa una botta diventa il me scapiccia. Ste dialogo è un segreto per tutti i do. Lo sa capim a me. E me malò. Il dialetto per esprimere emozioni e l'esigenza di comunicare attraverso la poesia usando le parole per raccontare sono un po' le mie stranezze. Le mie stranezze, vagando insieme al vento, le cerca, favol, fa de paronò, tiscalinun le chiese, dove che smuove le ombre di fantasma al posto della gente. Va rubè i gorghesi ma i rusignol, la musica, clanais dei ciuflet cana, l'argent, la luna che l'aurora smana, la brena, l'erba a spindolont le col. Le sa capì, le storie signet le men, quelli che racconta ioi senza parlè, le sa mischia i mister sa i fat più stren. Ma però, le na parol per arcuntè, neanche d'un chi momento che siamo insieme, che la favola, che la malighet mate. Quante volte ci crediamo forti, sicuri, invincibili, poi basta un nulla per ridurci a pezzi. Davanti a me, tel speic, la mia figura muta, la me fisseva musa musa, e me la contempleva un po' confusa e vedla a se severa, a se sicura. E sted un chiot che se spicet dal mur, chi l'aia fatta arduccia tut concin, e sparpaiedi come tanziolin che spavented i brancola tel scur. Mo il giorno el nasce, anche se un altro el mor, senza l'aiuto, la stima o del disprezzo davanti all'impotenza del stupor. Forse per questo, da quanto t'ho incontrata, gioia e torment marduci l'anima pez, e a nasce e a mor cento volte una giornata. Nella nostra affannosa corsa quotidiana verso una meta che si risolve spesso in qualcosa di illusorio, di irraggiungibile, non abbiamo neppure il tempo di renderci conto che esistono intorno a noi dolorosi ed insoluti problemi esistenziali. E quel che è peggio, se ce ne rendiamo conto, il nostro intervento risulta spesso vano, perché tardivo. Che brutta insonni che io fa stanotte. Da dria una finestra avdeva un passarot che stava in pida stena, tutto ciuffarito, solo una mucchia di neve, brigiolito. Per non lasciare male a morire di fem sarebbe bastata dei un chic de gren. Ma era a se sconvolto e tormentato che ha messo mos. Eppure lo pensè. Perché lo porti dentro? Non lo scaldete. A stema lì in palese c'è un torto, mentre che mei pensava lo le morte. Ci divideva un vetro che s'alfiet più tempo passava e più le rapanede. E intanto che me al puliva, al posto lo slen, che stretta. E che rimorso, c'era un fiolin, la solitudine paurosa, devastante, somiglia a un'ombra, che spaventosa calma c'è stasera, an smuove una foglia, an tira un fil de vento,
La luna non è venuta sopra niente. Vicino a me c'è solo un'ombra nera. La sta parlando di te, di tua fattezza. La mar fa vedere gli occhi, i tuoi capelli. La me trasporta in ti momenti più bei, mentre la trem de begge de carezze. La fria cavem dalla malinconia, urlè, piagna sa me e chiappe il vol, per non lasciar morire di nostalgia. Mol scur la notte, la foga le parole. La gente la dice che è tutta una bugia che ho inventato per non armare sol. A volte il dolore gela il cuore. Nessuno può aiutarci, imprigionati tra il cemento come siamo. E il tamarisle rimasto in prigionetto un quadratin di terra tra il cemento. Contro il destino in feman fa un lamento, e sta male come un guardien delle strade. Dal sol l'inverno ormai la isoled, intirizzit dal freddo l'aspetta april, tut dur come una statua de capril, sol la speranza ancora in la lasced. La nuvola maligna il vria guantel, la bora il vria schiantè dalle radici, e il mer, lei in agonia, e poi iudel. Quante davanti ai oici i giorni grigi, e in l'anima un sarcoi, più niente bel, se senta dos, e il freddo del tamarigi. Ma dobbiamo scuoterci, reagire, sfuggire allo scoramento, dobbiamo dare un significato alla vita, alla nostra, alla vita della terra, alla vita degli animali, dobbiamo sempre e comunque andare avanti perché ne vale la pena. E allora va, Lumaghina, va, non ti fermè, va sempre avanti e non ti scoraggiè, la strada l'anne è bella e l'anne è liscia. Ma va lo stesso, dot pass, arman la striscia. Ogni volta che nello sconforto ci apprestiamo a dare sfogo alla nostra infelicità, a sottolineare tutta l'amarezza che ci angustia, tutto il male che ci affligge, non dobbiamo dimenticare che potremo trovarci di fronte a chi sta peggio di noi. Dunque, sta attenti, ma chi te lo dice? Sotto un sol tutto in foghetto, un deserto, un condannet, in tumpel, ben ben, lighed, il chiapeva, cent frusted, quanto il boia, tutto dead, a un certo punto, il sefermet, e senza essere interroghet, ma clo tutto in sanguinet, gli ha detto, quanta so sgraziet, par campè, so obliget, tutto il giorno del frusted, am so bene che stufet, ten credrà, me sbaglierò, campè, e duro un gran bel po'. Giocare con le parole, con i ricordi, e coi pensieri mi induce sempre ad una riflessione sulla vita bugiarda. Vita bugiarda, quanto ne dà di intendere. Come se un dolce delicato lamenta, abile il pifre, incanta mal serpente, ti imbroi e ti ingarbui ogni vicenda. Trucheda sa la forza della passione, ta seminè la strada di ampio bei, de trabocchet, de trapol, de tranei, arposta sotto il vel d'un'illusione. Per giù ogni sembianza ta cambied. Ora innocente, ingenua, ora magliarda, dubbi, rancor, tormenta, fabbriched. Mo sti pensier ma te in te riguarda. Nessun scancella quel che destinè. Te si stupenda che sei, vita bugiarda. Uno sguardo affettuoso e ironico sul tempo andato e sui buffi e genuini personaggi che a volte diventano protagonisti involontari di esilaranti vicende trasforma un fraintendimento in un'impresa leggendaria meritevole di essere tramandata. Vi racconto un ricordo del matrimonio, però questa
per dire questa mi metto in piedi perché devo un po' sbracciare. Una coppia di sposini, Lia Carlotta e Lope Pin, che do finite le cerimonie che riguardava il matrimonio e possede in sagristia di Malpret che ci va via, yet manded ardentemente per poter essere contenta anche in seguito, sempre se coi avria potuto fare. E il retor, quanto ha sentito, ma sti do tanto impipito, gli ha risposto, dintemi un viaggio, per i monti, o per le spiagge. Dopo, siamo lei proprio al cordè, ste gran bel momento, ma che? Ma sta sposa, tanta bella, a poter fotografarla. E poi spiega che da sua c'è il fotografo là, e che loro, i più provetti, gli è padron d'un gabinetto. Aggiungendo a te in mente, fotografico ovviamente. Quanti si è capito ben ben tra salute e stretto al goz chius de commozione, ieri vedi alla stazione, do chi armast fino a mezzogiorno, sei parenti più stretti in paledi, tutti in tir, tra sguardi languidi e sospir, più vrucchiati d'un scartos, aspettanze viaggi di nozze. Quando il treno le rivede davanti a se fermè, tra stampè di gran spinto, io montè d'intun vagone. Dal finestrino, l'ultimo saluto, fa i gesti come fai mut, dopo un fischi, un gran scusson, tutti i due varugulon, e si trova in un momento sol in te scompartimento. Lo tu stesi, salia ad os, per un pezzo non si è più mos. Finché Lia dolcemente dice, Pep, a sit contento? So, con tutto un gran bel po', però cercate da stare un po' so, ma vedo bene che c'è che io respiro se non va a Carlotta si è ferita, io risposti un po' sentita. Io pensavo a disturbare, e mi piace da stessa a me. Risponde lo stesso istante, se una smorfia provoca, ah no, buccia, ho un cucinè. E per questo che mi conviene a ste trotta che da me, io che fuoco, sapete com'è? E che lì l'arponsecchia sussurrando in un'orecchia, mancheria, presciulon, ma così tu birbacion? Io ho capito quel che pensate, ma aspettate se arrivate. Siamo, ma siete a tablina, guarducete come la benzina quando vi siete fulminati. Se mi state un po' distanti, mi bucati del cervello, può succedere un bel tuo cielo. E da cinque le carrasse mi fa fatto un stremolese. Smeriscesse stamattina, mi vai brivi giù la schiena. Io vi l'ordì, che sono sicuro che la faccia al manadur. Ho capito, era simpezzo. Ma, però, al mac, mi porti un bezzo. Fate un po' quel che volete fare, tanto se net per tribolè. A quel punto si è messo giù per un po' e ne parli più. Pian pianini si abbracciò, sempre più attaccato. Nel frattempo che il treno il giva gli ha fatto finta chi dormiva. Ma adesso c'era lì a clapparevi in agonia. Bob d'un giorno che si è in disparte risiant che aveva un infarto, visto che ormai gli era arrivato, per fortuna gli si è svrucchiato, a se finito da stride del freno, tutti e due gli scesi dal treno. Nonostante chi si era ridotto di vero e proprio brutto, si poteva ancora riconoscerlo per la sua barba roscia. Lia, invece, per una gran chioma, l'espressione di quei che è in coma, un vestito di chi si vede, lì è tutto bianco, e lo tutto nero. Io sentivo un gran calore, io grondeva dal sudore, spudì che era anche mezz'nudo, tutti i due sei occhi sbattuti come quei che la sardella contro la fumi della gradella. Tanti chi ha dato sceso dal vagone una testata tu la più, senza di un pel di bugia, da caschetto sull'indria. A cercare di fare un confronto, era meglio quei guanti al fronte. E pur messi me la xeia, pensando da Gio Cerchè, come aveva detto il prete della parrocchia del Fernet, in doclera e il gabinetto. Prima però chi avesse detto la parola fotografica, sa che la prescia, dunque il traffico, uno gli ha dato l'informazione, indicando la direzione, e poi senza spiegare niente, è sparito tra tutta la gente.
A se dopo guardate in giro, tirate di gran sospiro, sei fagot e sei pacchetti, arrivate un sgabinetto, in dove c'era una donna di vera poca buona. Chi ha ordine di le parlare senza fegna a caffè né. Toc la porta, tagigliom! Ma qua a tanille donne. Ma questo discorso, ma tutti i don piaceva un gran bel po'. Tanto che Pep e si è deciso di mandare un mezzo riso. Sa, le altre a slem tan bel, e potresti fare insieme. Claporetta le parlè, non sapeva co pensè. Dopo gli ha detto un po' in cagnetta, se la faccia non vede. Questa roba clatra il mondo, ma se ci dobbe molto attento. Che costiere so dove, ma per me fa come per. Ha sentito maltrattato un po', gli si era vergognato. Ma io gido tra lo stesso, senza fare nessun processo. Quanti è dentro, gli sguarda intorno. Oh, il bel bianco, pareva giorno. Madonna, lucido. Proprio belli, i muri fatti di Madonnelle. Una sedia, tante quante. Era un posto proprio elegante. Dopo che si è ambientato un po', la Carlotta dicemelo. Adesso, tutto ma che, senza aiuto che potete fare? Rispondo, io va capito, intanto voi metteva seda, come le fuori manda aiuti, l'ha fatta Armando Muti. Ma piacere, non fate storie, e fate te parlare, a se do, a poi l'aiuto, a se mato io mi muto. A sentirsi che si è aggredito, gli è diventato proprio vilito, non sapeva più come sfè. Quanti aveste a spingiolè una catena salbatoc? Anche se non ci avesse un po' per capire che era male, che sapeva da tirare, alla fine era contento che non aveva bisogno di niente. Dite fatto, gli smette in posa, se una mossa un po' curiosa, lì a sede sorridente. Lui, vicino, indifferente, se una mensola una spara come se fosse una cavalla. E in quella posizione male, io pensai ben da tirare. Si è sentito un gran rumore che per poco si ferma il cuore. Per un po' ha tenuto botto, ma a un certo punto dice la carota. Non vuoi essere una linguaccia, ma ci avrà chi ha petto la faccia. Ho sentito queste baul e il rumore di tutto il culo. Stiamo veda, gli ha detto lui, sarà quel che Dio vuole. Sa che il dubbio che sei tutto duro, gli ermas ferme fino a scura aspettando a vedere il lamp. Tanto ormai è già lo scambio al momento che chi smanette mi si impose e ha pensato da poter essere ritratto. E che dopo del primo impatto è stato fermo un per d'ora, allarmando ma quei defora che a un certo punto è naturale qui c'è un pesemel. Beh, capisci? Ma per confesso. Ma come fa chi do te cesso? Tanto c'è solo un po' sta seda, un di dollaro da seda. Poi, sicuro, ma chi sgraziato, mi c'era la bacca al piede. No, aspetta, intanto, ma lei prima o dopo gli scappè. E difatti, dopo un po' gli scappè di tutti i do. Sana calma eccezionale. Una sedia, un sgabello, armananza sempre vicino, gli ha chiappato un tavolinino, gli ha appoggiato tutti i fagotti, in doccero, un cuneicot, una porchetta, di sfetein, un prosciutto, un fiasco di vino, un tigam d'umilzaibzei, quattro toast, un pot marei, l'uva, i fichi, le pere, un blu, una crusteta, mezzo un blu, un filon di pendauchel. E ma lei sempre tranquillo, come dentro un ristorante, pien pienin, gli è venuto mai. E poi dopo, appena finito, il sor Pepe s'alza in piedi, il voto da quella donna, la chiappetta per la padrona, e per non trovare noi, mette le mente al portafoglio. Scusi tanto, quant'è? Fate un prezzo che il posto stare. Ma che è? Per un patotti o guai? 200 franchi. Vemme lì il cartello. 200 franchi per tutti da to, credevo molto di più. Resto mancia. E adesso, scusè, quando ci toccherà per te?
Ben capisci, aspetta qua. Flesh, ma che altro è l'uomo? Cosa io sta sorpresa? Alla dea da porta a casa. Non spodia a ste punto la faccia della guardiana, che poraccia, non sapendo più che pensava, si è messa a tartaglie e sbraitando come una mata, minacciando la ciabatta, lei ha detto, ma tutti i docchi ne voleva sentire più. La Carlotta di Smalia, ma capisci che bisogna che sia da urletante, a fissa l'eda, come abbiamo dato una schiupteda, al mandiamo per cortesia, siamo potuti portarla via, dalla bagna da fare la veda, tanto che volete cosa succeda. Sposa me, svenuta ben, siamo finiti nella tua ben, buon concetto tutto spostato, ma mi ha dovuto mettere la catena, lo sveppio, non l'hai capito, no? Ma madonna, che gentaccia, ma si proprio derubaccia, e chi appassa tutti bene, si trabita come un can, disse Pepe, tesoro, gen via, castemmeia a casa mia. Già mi dico, sor retor, che sta gente non conosce l'onore, dopo pagati spazi via senza la fotografia. Alla fine, dopo quel che ha detto, è venuto via tutto dobra, eccetera. Adesso è dove Chiarlin sa un scrollfio e il nipotene, la sera finita magnei, smetto di star con te per fare ste un po' zitti e buoni, ste ricordi del matrimonio. Però me credo che sta storiella non sia proprio tanta bella, anzi credo che la gente forse è meritano di niente. Questa dovrebbe essere raccontata a novembre perché riguarda il 4 di novembre, la festa delle forze armate, a scuola. È capitato, dopo io naturalmente l'ho romanzata. 10 minuti prima di scappare da scuola per tornare a casa, se la borsa tracola piena di libri e di quaderni già messe in le spalle, ai avemi da ste per qualche minuto tutti in piedi, zitti e buoni, aspettando il momento da salutare. Ma la maestra, il 3 novembre del 1935, proprio la maestra, prima del saluto più serio del solito, al punto da sentirla quasi minacciosa, lei ha scandito le parole. Domani, 4 novembre, festa delle forze armate, venite tutti in divisa da Balilla alle ore 8 precise. Me, essere sincera, pensava che la cevlessa consigliera da Gia la messa al dom perché era la festa a San Carlo. Molio invece, forse la nera bizocca un gran bel po', le ha continuato a dire: mi raccomando, non siete figli della lupa, non siete più figli della lupa. Quando la nominava la lupa, veniva in mente sempre Caliga e il garzone di Mazzarotti che tutti i civa che era fiol d'un can. Ora siete Balilla, quindi non dimenticate nulla, scarponi, calzettoni fino al ginocchio, fazzoletto al collo, camicia nera lavata, stirata, cinturone, guanti di pelle e infine il fez con il distintivo della squadra di appartenenza. Il mio naturalmente era quello della ranocchia verde perché era Pantene. In ogni modo, a dirmi a me, che tutte le volte che tornava a casa mi toccava mettere subito i soldi per non consumare le scarpe che avevo avuto in prestito dai miei fratelli, l'era come invitare magia a vedere un film di Charlot al Duse. Ovviamente, continuava a dire, essendo festa nazionale non rimarremo in classe. Qui facciamo soltanto la donata generale, poi si andrà in fila per due, passo romano, cantando l'inno d'Italia, a visitare la caserma militare Cialdini nei pressi della stazione ferroviaria. Siate puntuali, puliti e ordinati se non volete meritare uno zero in condotta e essere bocciati. Me, come molti, quanta partecipava a queste manifestazioni, a me sentivo un patriota di chi era.
Non sapeva niente, né della patria, né delle caserme, né del passo romano, però quando capitava di essere tutto vestito come un signore, asteva duro e gonfiava il stomaco come i gallinacci quando ti fa la roda. Mi pareva di essere importante un gran bel po', specialmente quando capitava da cantare a squarciagola l'inno di Mameli. Veniva i brevi da dos come quando acchiappava l'influenza. Spudì quasi che da quanto era teso, contento e orgoglioso, arrischiava ogni volta da femminile fantigliolo. Adventava tutto pavnazzo come quei che alla stirola. Ma era contento lo stesso, anche se a dire la verità c'era molta roba che non capiva. Per esempio, perché si diceva solo fratelli d'Italia? E le sorelle? Com'è chi le nominava mei? Tanto si poteva dire che non c'entrava niente, le aveva la divisa anche loro, le marceva e le canteva insieme a ne altre. Lei era un bel po' più impipito di maschi, eppure se mi hai sentito dire una volta sorelle d'Italia. Sarà stato forse per fare un dispetto, perché una volta chi ha nominato una povera donna, quasi pareva che l'avesse spaventata. Dov'è la vittoria? Ma sapeva vinto che era. La steva in via dei campi in ombra 43, poco distante da casa mia. Diceva, porga la chioma, ma lì è la chioma, e la teneva apposta in un fazzoletto nero come l'inchiostro righezzo sotto la goletta che copriva tutta la testa, e per non farla ni fuori la feva il chiuc, sale trecce, rucchiette come la cimosa della lavagna. Tant per di messa che se, salnes pesci in bocca, e una scocchia come quella della befana di Cagagnoc, in lei avria potuto riconoscere neanche la medra. Me però sapeva che era lì la vittoria, sempre saputo. Quel che non mi imparato da nessuno, invece le colai aveva combinato di greve con la povera donna. Comunque era sicuro che se la trovava in voi di chi avrei fatto la zucca a pledamo, senz'altro gli avrei potuto tagliare i capelli all'Umberta. Per questo non mi hai detto niente a nessuno. Me non faccio la spia. Un'altra roba che la me squadreva una mucchia era siamo pronti alla morte. Oh! Beh, aveva una gran fifa anche per un mel de panza, bastava che vedesse una goccia di sangue per caschè in fastidi, figurandosi se era pronto a morire. E a pensare come me, e mi dessa in molti, visto che più della metà quel punto sguardava tra loro spaventati e preoccupati senza dire una parola. Poi faceva finta da cantare. E stava tutti a bocca aperta senza buttare fuori un fil di voce. Invece a parte i segreti che porta Rossa a me fino in la tomba, e il motivo che mi emozionava di più era soprattutto quando si arrivava, ma dell'elmo di Scipio. Ma lei aveva la prova da fem schiupele tonsilli, ma patunque era la mia sinistra e diceva sempre, perché canti, c'è un fil di voce? Dell'elmo di Scipio, tocca di il forte, non te lo sa? Ma allora sta voce, ma che da quattro salendo? Mi rispondeva, fa un sforzo, no? Tutti gli adorano le forti dell'elmo di Scipio. Sennò che cosa c'è? Non si sente quasi niente. Tutta sta manfrina alla feva, perché anche a mami Pedre, che di nome è il feva a dell'elmo, parfè prima tutti il chiamava dell'elmo. Quando si arrivava a cantare le parole, veniva le lacrime in chioi, come succede a le donne quando le taglia la spola per far soffrire. De sicuro dell'elmo di Scipio avrebbe detto stato nome e cognome di un eroe nazionale. Dunque, era un onore per mio padre avere il nome in pleno d'Italia grazie a un personaggio che si chiamava come lo. Di cognome ce n'era molti che si smeava. Di Bella, di Leo, di Castro, ma però di Scipio non c'era nessuno. Invece, dell'elmo l'era tele quel. Dell'elmo di Scipio, dell'elmo Pagnini. È il giorno che un ripetente, più grande me disgustoso e fiol di una buona donna, mi ha detto che non aveva capito niente, mi sono sentito morire, mi sono picchiato di snoi.
Se non fosse stata mettermi a seda, sarei caschetto tutto lungo per terra come una pera cotta. Che delusione che io provato, ragazzi mia. Mi sono vergognato come un ledre quando io ho saputo che l'elmo era una specie di cazzarola che i soldati smetteva in la testa per arparare dalle schiuppe del nemico. Ma comunque ancora ne posso credere. Per me l'elmo di Scipio è il nome e cognome di un italiano che l'ha combattuto per ne altre e è morto per liberare la nostra patria dal nemico. In ogni modo, da quella volta, per non sbagliare, ha messo a più azzardè da cantare quelle belle parole e anche sottovoce. Amici, anche stasera hanno più niente da dire. Siamo arrivati al punto che ora è la CG. Ci siamo divertiti. Siamo stati bene insieme. Ma ci dobbiamo lasciare fin quando non ci vedremo. Le ore in allegria le passo in un momento, anche se a dire il vero le armano in cista la mente. Fortuna che ogni tanto sfaviv qualdun clinvoia a organizzare una festa per far sparire la noia. E quando ci riesce, a potem ringraziare, ma tutta la compagnia, anche la Fnicexè. Del resto, tutto termina. I fatti, sia bei o brutti, da quel che i vecchi narrano, finisce proprio sempre tutto. Finiscono le guerre, dove fate un gran bacchem, finiscono gli amori di quei che svuotano bene, finiscono gli anni verdi, mai bei e mai scaloc, finiscono i quattrini, e finito le noi sbacuc. Sarà forse illusione, ma certe volte penso che senza l'amicizia la vita non ha senso. Inoltre il malumore e il faste proprio mel non merita gli elogi. Conviene sempre a scansele. È meglio un bel sorriso insieme a un complimento che ci fa star sereni e inoltre non costa niente. Chi sparge l'allegria, andate a gia cerchè dovendo far fatica con lei che sa da fè, che basta conversare, sgambiè quattro parole, ma non per criticare, che sennò sfarò tat col. Senza colpire nessuno, per ste a un certo livello, si può parlare di tutti, basta da non di mel. Certo che a questo punto qualcun potrebbe pensare è meglio per chi ascolta o per chi ha da recitare. Beh, finché la barca va, la vaga come la vu, nessuno potrà mai dire chi è di verde più. Certo, se manca un pubblico d'amiche e conoscenti, il far queste fatiche non serviria a niente. Pertanto un grazie a voi, e un ma qui cancè, un grazie al mondo intero e un grazie anche per me. Andiamo così, adesso siamo. Thank you.